Come potete notare, io mi concentro soprattutto sulla community imprenditoriale, quindi quali sono i valori alla base della community di questo tipo. Innanzitutto mi presento, io lo faccio all'inizio, io sono direttore di Startup Grind a Roma. Startup Grind è una community più grande al mondo di Google for Entrepreneurs, conta 300 città in 115 paesi al mondo. Sono sempre stato un amante del mondo startup fin dai miei studi e ho un background di tipo venture capital. E l'imprenditoria, per come cerco di promuovere attraverso Startup Grind, è una delle forme di espressione della propria personalità, e quindi questo non so cosa sia successo, e uno dei principi fondamentali che cerco di trasmettere durante Startup Grind è il give back, quindi quando ho la possibilità di aiutare, come poi abbiamo detto negli interventi precedenti, cerco sempre di trasmettere le mie conoscenze in modo da aiutare qualcuno che sta affrontando delle difficoltà che magari io posso superare insieme a queste persone. Da grande ovviamente sarò un imprenditore, perché questa a me piace esprimere la mia personalità, e attraverso, come abbiamo detto, l'imprenditoria è un modo di esprimerla. Quando è nata questa passione per l'imprenditoria è quando ho avuto modo di entrare in contatto con una comunità imprenditoriale. Questo è in Brasile nel 2015, quando sono stato incubato in un incubatore di Rio, che si chiama Startup Rio, e in quel contesto c'erano 50 startup che stavano lanciando dei progetti. Quello che mi è rimasto più impresso di quel periodo non è tanto la qualità dei progetti o la nuova tecnologia o qualsiasi altra cosa, ma il fatto che ci fosse un aiuto reciproco e disinteressato tra tutti i membri di quella comunità. Quindi tutti quanti, considerate 50 startup, più o meno 3-4 persone per startup, 200 persone là dentro, e tutti che si aiutavano senza voler niente in cambio. Quindi uno sviluppatore facente parte di una startup andava ad aiutare un'altra startup a sviluppare una parte della loro piattaforma senza chiedere niente in cambio, senza aspettarsi niente in cambio, perché sapeva che nel momento in cui magari avrebbero avuto bisogno di competenze di Google Finance ci sarebbe stato un altro ragazzo là dentro che li avrebbe aiutati. E quindi questa è una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa. Mi ha detto: guarda che figata, questa cosa la voglio fare pure io, la voglio portare pure io. Quindi, andando a fare un sunto di quell'esperienza, i pilastri principali di una community imprenditoriale sono i valori, quindi andando a prendere qualche definizione, sono possesso di doti intellettuali, morali o anche capacità professionali, e l'aiuto reciproco, come ho appena presentato. Quindi, una volta tornato in Italia, ho conosciuto Startup Grind, che si basava sugli stessi valori, ho detto: voglio gestire la Roma, voglio trasmettere quello che ho imparato in Brasile. E riprendendo i concetti poi di Ronald Coase, uno dei più grandi economisti della storia, che attraversa tutto il XX secolo, si è spento quattro anni fa, e le imprese non sono solo contratti tra persone, ma sono appunto le relazioni umane che permettono all'impresa poi di nascere e crescere. Quindi le imprese non sono altro che delle community di persone che condividono gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Questi sono i valori di Startup Grind, che secondo me sono quelli che devono essere alla base di tutte le imprese, no? Quindi si deve dare ogni volta che c'è la possibilità di farlo, e poi ovviamente si riceverà nel momento in cui si avrà bisogno. La prima cosa da fare in una community è fare amicizia, non magari abbordare la persona pensando: ah, quello lavora da Google e mi può essere d'aiuto, posso andare a lavorare da Google. La prima cosa da fare è amicizia, e poi aiutare prima l'altro, e poi soltanto dopo pensare ad aiutare se stessi, perché nel momento in cui si dà valore a una community si raccoglie valore in seguito. Quindi facciamo
una rappresentazione di quello che è la community. La community appunto si trova al centro di questo sistema planetario e come ha detto anche Alfredo prima, la community raccoglie le persone che fanno parte di un gruppo riconoscibile. Questo continua a succedere questa cosa. Un gruppo riconoscibile. Poi la manifestazione della community è di secondaria importanza, quindi possiamo avere la famiglia, gli amici, la squadra di calcetto. Squadra di calcetto, il gruppo di colleghi, ma anche le start-up, le imprese, le istituzioni politiche, sono tutte community, no? E secondo me la community è anche la vincita accensione dell'innovazione, quindi perché nella community si creano delle relazioni umane, delle interazioni tra le persone, quindi l'innovazione non è altro che la giusta interazione tra le giuste persone nel momento giusto, e soltanto dentro questi gruppi, sì, soltanto quando si raccolgono persone dello stesso, che fanno parte della stessa community, si possono avere queste interazioni, no? E le relazioni umane sono importanti perché si basano su delle emozioni, e le emozioni innescano quel processo collaborativo che appunto dicevo prima, e attraverso questo processo collaborativo si genera l'innovazione. Ovviamente nella community ci sono delle barriere, no? Quindi che possono essere geografiche, sociali, culturali, che noi in Startup Grind cerchiamo di abbattere totalmente, perché queste barriere dividono gli oggettivi, le persone facenti parte della community, non permettono l'interazione. E una cosa che voglio analizzare con voi è il concetto di trust, no? Della fiducia. Normalmente, riprendendo il sistema planetario di prima, per noi è facile dare fiducia, aprirci completamente in queste sfere che sono gli amici stretti e la famiglia. Noi ci fidiamo totalmente e condividiamo idee, pensieri, eccetera. Mentre invece al di fuori di queste sfere è difficile, perché ci sta un pregiudizio, no? Non ci sentiamo a nostro agio nel approcciarci a una persona e condividere un pensiero, un'idea, e questi, soprattutto in una community imprenditoriale, è più difficile quando ci sono di mezzo tre cose, che sono i soldi, il lavoro e un'idea. Quante volte troviamo parlando, sentiamo dirci ho questa idea pazzesca, non te la posso dire perché me la conto. E questo è ancora più difficile quando chi ha avuto questa idea pazzesca rivoluzionaria ci ha già lavorato dietro, quindi ci ha fatto una piattaforma o ha depositato un brevetto, quindi si sente ancora più paura di condividerla questa cosa. E voglio fare un esempio di quello che poi è lo sviluppo quasi forzato della fiducia del trust, che appunto è la corsa all'oro negli Stati Uniti nel XIX secolo, quando partendo da Oriente si andava verso Occidente, e le persone si muovevano in carovane, non conoscevano nessuno di queste carovane, ed erano forzati a fidarsi agli altri per sopravvivere. Perché magari ci sarebbero potuti essere gli attacchi dei briganti, di animali feroci, e se non ci si fidava, non si faceva gruppo, si rimaneva isolati e si rischiava di morire. Un esempio di piattaforma che funziona sulla fiducia è IBM, possiamo pensare anche a BlaBlaCar, per esempio. Se non ci fidiamo su queste piattaforme, la piattaforma non funziona. E chi ne trae beneficio dalla costruzione di questa fiducia non è eBay, ma è la community stessa. Quanti all'inizio di BlaBlaCar pensavano non funzionerà mai, quanti continuano a dire non mi fido, chissà chi mi capita in macchina, però piano piano sviluppando questa fiducia è diventato un movimento globale, tutti si riconoscono in BlaBlaCar ad esempio. E poi immaginiamo la stessa cosa applicata a una community dove noi cerchiamo di abbattere queste barriere, no? Ci sono, ipotizziamo di essere stati organi in questo momento, qua dentro ci sono talenti, amicizie, relazioni umane, skill tecniche,
tutte cose che se messe insieme, senza barriere, possono sviluppare l'innovazione, possono sviluppare delle relazioni umane, possono sviluppare qualsiasi cosa. E noi in Santa Clara ci piace definirci dei keystone. Normalmente il keystone è un gergo tecnico, è la chiave di volta che permette a una struttura di rimanere in piedi, no? A un arco di rimanere in piedi. Mentre invece possiamo definirlo come un direttore d'orchestra che magari non sa suonare tutti gli strumenti, ma sa quali possono suonare insieme e li fa suonare insieme. E perché riesce a vedere che mettendo due strumenti insieme non si combina soltanto il suono di quei due, cioè non fa due, ma è una melodia che è maggiore di due. E noi puntiamo appunto a fare questo, a facilitare il processo di interazione, a connettere quelle persone che sappiamo possono generare valore per la community. Quindi il successo della community si basa essenzialmente sul risultato, sull'output finale, no? Quando vediamo un'impresa di successo, spesso sentiamo parlare dell'imprenditore, è stato bravissimo, ha fatto questa startup che ha avuto un successo clamoroso, però dietro bisogna vedere la community che l'ha spinto, perché la community è un punto. In un momento in cui l'imprenditore, oltre a fare amicizia, raccoglie delle informazioni che poi elabora per se stesso e le sviluppa e le rimette nella propria creatura. È un momento in cui impara, perché gli imprenditori tendono ad imparare più facilmente dai propri pari piuttosto che andare a lezione o attraverso piattaforme, e riescono quindi attraverso un sistema di feedback costanti a raccogliere delle informazioni che gli permettono di gestire i rischi connessi alla propria impresa. Quindi adesso vorrei poi introdurre questo concetto di ROI. Normalmente ROI è return on investment, quindi un ritorno che abbiamo quando prestiamo un lavoro oppure investiamo del denaro. Mentre invece questo concetto, che poi riprendo da un libro che si chiama The Rainforest, è il ritorno sul coinvolgimento che abbiamo. E quindi noi magari ci sentiamo, abbiamo voglia di partecipare ad un progetto, ma non perché vogliamo essere pagati, no? Per una serie di motivi che possiamo poi vedere sulla destra, e possono essere esempio lo spirito di avventura, no? Noi ci sentiamo già soddisfatti a partecipare alla creazione di qualcosa che ancora non esiste, che è la next big thing, oppure lo spirito di altruismo, quindi i concetti di give back, il challenge, la sfida di riuscire a fare qualcosa che magari nessuno è riuscito a fare, può essere un momento di apprendimento. Quindi se io dovessi partecipare a un progetto medicale, imparerei una serie di nozioni che al momento io non conosco, tutte delle caratteristiche dell'industria medicale, che senza partecipare a un progetto di questo tipo non potrei conoscere. Stessa cosa la competizione, noi una caratteristica dell'animo umano è competere contro qualcuno, no? Quindi ci piace riuscire ad apportare del valore per riuscire a sviluppare qualcosa meglio di qualcun altro. Oppure può essere partecipare a un progetto soltanto per sviluppare, per fare amicizia con qualcuno, sentirci parte di un team, o per fare delle connessioni che ci saranno utili in futuro nel processo di business development per una nostra impresa futura, no? E quindi noi di Startup Grind puntiamo proprio a questo, a battere tutte le barriere che ci sono, perché più gente partecipa attivamente alla nostra community, che appunto poi è globale, no? Più la community è vibrante, più ci sono possibilità di interagire, più ci sono possibilità di far nascere progetti, idee e apprendere e per continuare ad arrivare in un circolo virtuoso la community. Terminato.